Gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal, la voce, questo è il Massimo. Allora, non è di capelli perché ho perso tutto il rosso e soprattutto la quantità di capelli bianchi che stanno uscendo. E quindi sono andata a un negozio vicino a casa mia di prodotti professionali e ho trovato questa marca, si chiama Valker. La proviamo insieme. Con l'acqua ossigenata 20 per vedere. Il ragazzo dice comunque è una marca che non è testata su animali, è eco-friendly, è un buon prodotto. L'ho pagato 5,70 euro, pochissimo. L'acqua ossigenata 1 euro. Lavo i capelli. La applico e vediamo il risultato insieme. Comunque, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Capelli. Sapendo che i miei capelli si asciugano alla velocità della luce, sembra già che sono già asciutti. Comunque. Sapendo che ho già mischiato l'acqua ossigenata al 20, che è il 6%, con la tinta. La tinta non vi ho dato un numero, aspetta che guardiamo. RD sarà. RD. Divido i capelli. Perfetto. Adesso, signorina vasellina. Dente all'arancione, vediamo. Anche un po' nelle sopracciglia. Speriamo che non ho fatto una cavolata. Allora, questo qua è il colore da bagnati, ha decolorato abbastanza, vedete, la radice è abbastanza rossa, ma comunque, come vi ho detto, è un rosso tendente all'arancione. Io volevo il rosso rosso, adesso li asciugo e vediamo il finale insieme. Allora, questo qua è il risultato. Non è il rosso che io voglio, è un rosso più tendente al mogano, un pochettino più scuro. E non riesco a farmi capire proprio. Ti ho detto che voglio rosso fuoco. Sì. Rosso fuoco, gli ho fatto vedere le foto. Rosso fuoco, sì. Bene. Adesso l'ho lavati. Il colore non è male perché comunque
Ha coperto i capelli bianchi. Quasi, sì, ha coperto i capelli bianchi. E il colore, come vedete, la radice ce l'avevo più scura. Ha armonizzato il colore. Non ha macchiato tanto in giro, confronto al colore che usavo prima. Vado a dargli un po' di volume. Vediamo. Questo qua è il risultato. Il colore non è per niente male, eh? Solo che non è il rosso fuoco che volevo. Io volevo o rosso, non so, o rosso fuoco. Infatti, quando lo facevo, io volevo o rosso fuoco, o rosso acceso, come piace a me, tipo da rosso proprio da parrucca drag queen. Quella voglio. Ma mi sa che mi tocca andare dalla parrucchiera a farmelo fare, perché l'ultima volta che l'ho fatto erano 3 anni fa, l'ho fatta dalla parrucchiera e l'ho mantenuto per 2 anni col Crazy Color. E infatti lo comprerò il Crazy Color, lo proverò a mettere su, vediamo se mi dà la soddisfazione che voglio, cioè il risultato che voglio. Comunque anche questo sta molto bene, ho colorato anche i sopracciglia. Non è per niente male, cioè, non... a parte che a me i colori stanno bene, a parte i biondi, stanno fatale, orribile i biondi su di me, però più tutti i colori tendenti al rosso mi fanno vedere gli occhi, valorizzano più il mio viso, i miei occhi, però il rosso anche senza trucco, mi sento una principessa, mi sento proprio il colore giusto per me, però vabbè, continuerò a farlo prima che mi invecchio. Che mi dona ancora, che mi divento una vecchia sciatta con i capelli rossi. Bella gente, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti. Ah, ho fatto le unghie. Vi piacciono? Ciao!